Stefano Cuochi, da tecnico del Viareggio, non poteva mancare all'inaugurazione della Coppa Carnevale. Sì, beh, abitando qua non sono andato a casa, dato che il tempo dalle mie parti nevica, non mi sono mosso, quindi sono venuto qua a vedere la partita, molto volentieri. Ex giocatore di Serie A, la Juventus nelle ultime partite ha dato una dimostrazione di forza. Beh, mi sembra che ci abbia ancora qualcosa in più sotto tutti i punti di vista, quindi è nettamente la favorita. Il Napoli ha dato il massimo, secondo lei ha profuso il massimo sforzo? Questo non lo so perché non sono dentro le cose, però sicuramente sta facendo un grandissimo campionato, poi sta facendo delle grandissime stagioni, quindi questo va dato merito alla società Mazzarri, ecco. È bello avere due contendenti così forti. Quanto riguarda il terzo posto, a suo parere l'Inter può rientrare? No, secondo me arriva il Milan terzo. Non so se perché sono un po' di parte, sono un po' tifoso del Milan, ma secondo me il Milan sta facendo un buon lavoro, sta usufruendo di molti giovani che chiaramente possono avere degli alti e bassi, ma hanno una crescita importante, quindi secondo me molte possibilità che arrivi terzo il Milan. Con Balotelli potrebbe diventare tutto più semplice? Non so se è più semplice, sicuramente è un valore aggiunto perché la sua qualità non si discutono, quindi avere giocatori forti in una squadra più ne hai meglio è. Secondo lei Allegri, viste anche le ultime recenti dichiarazioni di Berlusconi, la sua panchina è ancora salda per il prossimo anno o no? Ha voglia, ma tutti i presidenti parlano, dicono qualcosa sulla squadra, sugli allenatori, il nostro mondo è questo, quindi Allegri è uno che sa prendere le cose nella maniera giusta, quindi penso che non abbia proprio assolutamente problemi. Una battuta anche sul Parma, a cui è comunque legato, sarà un campionato di metà classifica oppure può puntare anche all'Europa League? Sta facendo bene, penso che sia nei programmi della società quello che sta facendo, esprime anche un buon gioco, quindi io sono contento per il Parma.